Colleghi, benvenuti. Conferenza stampa mister Filippo Inzaghi, pre SPAL Regina. Il mister è pronto a rispondere alle vostre domande. Iniziamo con Consolato Cicciu, Stretto Web. Buon pomeriggio mister, la più classica delle domande: a che punto è la squadra o a che punto è secondo lei, fatto salvo ovviamente quello che si è detto sin da subito, cioè che si è iniziato un po' in ritardo, magari una percentuale minima, 60-70% secondo lei? Grazie. C'è difficoltà a fare una percentuale, magari si potesse sapere. Insomma, l'importante è sapere da dove si è partiti, però io penso che oggi la cosa più importante sia quella di pensare che Reggio c'è. Se pensiamo un mese fa dove eravamo e a quello che siamo oggi, penso che sia grandioso essere qui in queste condizioni. Poi sappiamo che il percorso sarà lunghissimo, ci saranno difficoltà, però la pazienza ce l'ho avuta io e ce la dobbiamo avere tutti. È chiaro che però questi ragazzi si allenano molto bene, ce la mettono tutta, cercano di sopperire i 23 settimane che ci mancano con l'impegno quotidiano, per cui sono molto fiducioso. Non deve essere un alibi quello di avere meno minuti nelle gambe degli altri, perché c'è, ma abbiamo dimostrato nel torneo di Salerno e a Genova con la Sampdoria che questa squadra se la può giocare con chiunque, ed è questo l'aspetto che in questo momento mi preme maggiormente. Al di là delle vittorie e delle sconfitte, in questo momento dobbiamo ancora costruire il gruppo, dovranno arrivare ancora qualche giocatore mancherà, qualche giocatore è appena arrivato, per cui chiaramente sarà più complicato, però c'è un bellissimo spirito, c'è grande affetto nei nostri confronti, c'è grande entusiasmo. Penso che dovranno preoccuparsi tutti di giocare contro questa Regina ed è questa la base di partenza. Michele Favanzi. Mister, proprio in virtù delle difficoltà che hai appena elencato e che tutti conosciamo, però quanto ti dà fastidio comunque non poter iniziare con tutti gli effettivi? Perché il caso vuole che ci sia stato un infortunio oggi, che di fatto non l'hai mai visto, e addirittura due squalifiche che ci portiamo dietro con la passata per lei. È un po' antipatico come aspetto? Ma guarda, sinceramente guardo poco quelli che mancano e mi soffermo soprattutto su quelli che ci sono. Se pensiamo che insomma tutte queste vicissitudini ci hanno portato comunque a provare magari gli ottimi Zala, che secondo me aveva la caratteristica di poterlo fare. Abbiamo scoperto un giocatore che in quel ruolo sta facendo molto bene, per cui dispiace perché soprattutto in mezzo al campo siamo numericamente corti e saremo in quattro per tre posti, però sono molto tranquillo, li vedo allenare. La partita sarà tosta, ma saranno anche gli avversari che dovranno preoccuparsi di noi, per cui il percorso nostro è molto lungo. Sappiamo da dove siamo partiti, ma sappiamo che siamo cresciuti velocemente allenamento dopo allenamento, per cui io mi aspetto una bella partita. Gianni Agostino, Radio Gamma. Tecnicamente la squadra è iniziata abbastanza dopo essere stata eliminata dal Prodone, non sbaglio, poi conquistarono la Regina, però poi è stata abbastanza bene, è stato per vittorie di Dio, insomma, appena di proseguito. Un'altra nota rispetto all'anno scorso per paragonare a quest'anno, nel Brescia non c'è stato un vero bomber, c'è un pare Morfeo che ha fatto 9 gol, ma insomma, cioè, nella regina, in questa Regina attuale, conti di trovare invece chi, insomma, a parte il gioco collettivo e la Serie A, faccia lo sboccatore, insomma. Ma io penso che è ben diverso. A Brescia sono partito con una squadra strutturata, abbiamo fatto qualche innesto, qui abbiamo fatto esattamente il contrario, abbiamo tenuto 3 o 4 giocatori e poi abbiamo messo tutti i giocatori nuovi, per cui penso sia diversa la situazione, là si partivano con più certezze, qua dobbiamo ricavarle gara dopo gara, per cui per il centravanti io mi auguro di sì, in questo momento. Insomma abbiamo Menezza, abbiamo Santander, abbiamo Gori, che sono 3 centravanti secondo me che ci possono garantire tanti gol, per cui mi auguro di avere il bomber del campionato se posso. Se poi non sarà così, nelle mie squadre è vero, molti gol se li sono distribuiti le mezzali, gli attaccanti esterni, perché mi piace che attacchino, mi piace che entrino in area, mi piace che tutti siano e vadano alla ricerca del gol, per cui vedremo quello che succederà, ecco. Dario Bacciglieri, Radio Antenna Febbea. Buon pomeriggio mister, io le volevo chiedere qualcosa sul turno di Coppa Italia.
perché c'è stata preoccupazione un po' tra la tifoseria, il Bari è andato a fare 4 gol, il Cittadella ha vinto a Lecce, cioè questi risultati anomali del primo turno, è frutto di essere partiti così in anticipo o c'è qualche altro fattore? No, c'è il fattore che le squadre di B potrebbero giocare in A quest'anno, per cui ci sono tante squadre di B che potrebbero tranquillamente partecipare al campionato di Serie A e essere protagonisti, perché se penso al Genova, al Cagliari, al Parma, sono tre squadre che in A potrebbero salvarsi tranquillamente con gli organici che hanno. Per cui è normale che sia successo questo, c'è poca differenza con almeno 7-8 squadre della Serie A, però questo sarà ancora più affascinante, più bello. Nella Serie B abbiamo detto che ci sono 15-16 squadre che vogliono salire, ne andranno su 3 e 4 retrocederanno purtroppo, per cui sarà un campionato tosto, ma noi siamo pronti ad affrontarlo, abbiamo avuto grandi difficoltà, però questa società ha fatto qualcosa di miracoloso e domenica siamo pronti a partire a vendere cara la pelle. Domenico Geria, Reggiana il Pallone. Buon pomeriggio, mister. Ricollegandomi alla domanda del collega, la SPAL che andremo ad affrontare domenica ha passato il turno in Coppa Italia, ecco un giudizio su questa squadra, come ha preparato anche un po' la partita d'esordio? Grazie. Ma sarà una partita come tutte quelle di Serie B, insomma giocheranno davanti al loro pubblico, probabilmente ci sarà tutto pieno, però penso che sarà una bella partita da affrontare, un allenatore molto esperto, bravo, una coppia di attaccanti, un trequartista che in Serie B sono molto forti, per cui sarà un bel banco di prova per noi, ma noi come dicevo prima abbiamo dimostrato nel triangolare a Genova con la Sampdoria di esserci, di essere pronti. Per cui dobbiamo continuare la nostra crescita che sarà graduale, che dovrà portarci però a migliorare partita dopo partita se vogliamo arrivare presto al top. Giorgia Rieto, Daily Telenews, Reggio TV. Sì, buon pomeriggio mister, invece volevo chiederle a che punto è la situazione degli infortunati e se appunto contro la SPAL ci sarà qualche assente, per esempio sapevamo già che Santander non stava benissimo. No, Santander sta bene, però è stato tanto fermo, per cui Santander verrà via e sarà disponibile per poter entrare in partita e darci una mano. Gli unici che mancheranno per infortunio sono Obi e poi vediamo Camporese, perché ha avuto un problemino a Genova e vediamo se rischiarlo o tenerlo per la prossima, deciderò domani. Franco Pellicano, Gazzetta dello Sport. Buongiorno mister. Ciao. Diciamo che la mia giornata propone, a mio giudizio, 4 partite che potrebbero riservare sorprese, io direi ecco. Como Cagliari, Spal Reggina, Venezia Genova e Parma Bari. Insomma, matricole che vanno sui campi delle vittime. Secondo lei qual è la squadra, la partita che sovvertirà ogni tipo di pronostico, farà saltare dei valori rispetto a quello che si sta dicendo alla vigilia? Se guardo i bookmaker spero SPAL Reggina, per cui visto anche se la SPAL penso che non so se la danno quart'ultima, noi ci mettono terz'ultimi come posizione di classifica, ma questo ci deve dare grande slancio, probabilmente hanno saputo le problematiche che abbiamo avuto ma non hanno visto come stiamo lavorando e come ci stiamo allenando, per cui noi dobbiamo sovvertire questi pronostici che sicuramente, visto quando siamo partiti e visto i pochi giorni che abbiamo avuto, ci condannano ora, ma noi dovremo dimostrare sul campo quello che abbiamo fatto vedere a Genova con la Sampdoria, di essere una squadra con personalità, con voglia, che se la gioca con tutti. Quando torneremo a giocare davanti al nostro pubblico avremo una marcia in più sicuramente, che sarà il nostro stadio, lo avremo anche in trasferta, perché ho visto tante immagini di tifosi della Reggina in massa in trasferta e noi abbiamo bisogno di loro, perché con le problematiche che abbiamo avuto, il fatto che questa società abbia ridato grande dignità alla città, alla squadra, deve far sì che tutti noi ci uniamo per compiere qualcosa di eccezionale. Altre domande? Giovanni Cimino, tutto Reggina. Semplicemente sulla gerarchia dei portieri, si è deciso oppure ci sarà un titolare oppure ci sarà un'alternanza come accaduto l'anno scorso qui a Reggio? I portieri ho voluto due titolari, però deciderò fra oggi e domani chi inizierà la stagione. Non ho ancora preso una decisione perché sono due portieri che mi danno grandi garanzie.
chi per un lato, chi per l'altro, per cui però quando deciderò domenica, poi il titolare per alcune partite sarà quello che deciderò nella partita con la Spal. Se poi si terrà il posto stretto, bene, sono due numeri uno, sono due bravissimi ragazzi, sono molto amici, per cui questo mi lascia molto sereno. La mia scelta sarà difficile perché meriterebbero tutti e due di giocare, ma ho voluto una squadra che nei doppi ruoli fosse forte, perché il campionato sarà lungo, perché le partite con 5 cambi, anche le sostituzioni possono dare qualcosa in più, e proprio per questo ci sarà grande alternanza quando potrò. Michele Favano? Una cosa, perché abbiamo incrociato poco fa Di Chiara, manca solo l'ufficializzazione, lo porti con te, ammesso che si possa fare burocraticamente, si risolve tutto. Sì, c'è solo un problema burocratico che non so se ci consentirà di averlo, però siamo contenti che sia arrivato. Era un giocatore, mi sposo al fatto che Di Chiara è tutta estate che fa di tutto per tornare da noi, e noi vogliamo questi giocatori, perché all'inizio a Reggio facevano fatica a venire i giocatori, adesso ci chiamano che vogliono venire tutti, e penso che questo per noi sia un motivo di grande soddisfazione, perché hanno visto la serietà, hanno visto quello che questa società sta facendo, sentono dei loro ex compagni e gli dicono quello che hanno trovato, per cui se qualche giocatore tentenna, noi non aspettiamo nessuno, andiamo su altri obiettivi, perché chi sposa la regina sposa in toto questo progetto, che secondo me è un progetto che ha un grande futuro. Dario Baccellieri? Sì, mister, non lo metto sulla gara di Genova, perché a me ha impressionato tantissimo Fabian. Io voglio sapere se in mezzo al campo si necessita di qualche altro innesto, oppure si può anche fare affidamento su un 2003. No, no, ma Fabian l'abbiamo preso perché sapevamo, insomma, con me sapete, è arrivato 2 giorni prima, l'ho fatto giocare titolare subito. Quando un giovane è bravo va messo in campo, però non voglio che gli diamo troppe responsabilità in quel ruolo, probabilmente prenderemo un altro giocatore, però se Fabian è questo ci darà grandi soddisfazioni, penso, anche se non va caricato di eccessive responsabilità, perché è un 2003, insomma, ha 19 anni e va lasciato crescere con tranquillità, perché in Italia insomma siamo bravi a parlarne bene, ma siamo anche poi bravi ad ammazzarlo al primo errore che fa, e io non voglio che succeda, ecco. Vediamo anche domani, visto. Sì, convocati domani dopo allenamento, chiaramente. Chiudiamo con Santo Romeo, Regione del Pallone. Mister, alla luce della buona prestazione che è stata fatta in Coppa Italia contro la Sampdoria, la regina ha ricevuto tanti elogi dal punto di vista tecnico e per come ha interpretato la gara, ma a mio avviso l'elogio più grande va fatto per come ha interpretato la gara dal punto di vista psicologico. Quali sono i punti che le ha toccato appunto nei 20 giorni in cui è arrivato per far sì che la regina avesse quella fame e quella determinazione in Coppa Italia? Ma non lo so, io e il mio staff cerchiamo di preparare al meglio qualsiasi cosa, però poi insomma io penso che sia anche la bravura dei giocatori, però quello che ho detto anche a loro, penso che giocare a Genova contro una squadra di Serie A in uno stadio così ci abbia favorito, perché avevamo anche dal punto di vista mentale poco da perdere. Io adesso voglio che la squadra faccia una grande partita domenica, che mi dimostri che ha personalità, che ha carattere, che vada a cercare di vincere contro chiunque. Poi le partite si vinceranno, si perderanno, ma in questo momento mi interessa poco vincere o perdere, anche se tutti noi vogliamo vincere, ma mi interessa che la squadra sia squadra in campo, che dimostri di avere coraggio, personalità, per cui dobbiamo dare seguito a quello che è stato, come ho detto prima, il torneo di Salerno e la partita di Genova. Non sarà una gara facile, ma io sono convinto, per come li vedo allenare, che insomma ci toglieremo delle soddisfazioni a lungo andare. Grazie per la vostra partecipazione.